Sapete tutti che la fisica non è unificata e che è molto tempo che la scienza sta cercando di unificarla, senza riuscirci. Per unificare qualcosa bisogna sapere che cosa sia il numero uno. È dato dal prodotto tra enti opposti. Ora, quando la massa e la C2 sono valori veramente opposti, il loro prodotto toglie di mezzo l'ammassamento e l'espansione e li risolve in pura energia. Però, per unificare la massa magnetica che è accorpata, dobbiamo espanderla in assoluto, ossia dobbiamo espandere in linea elettrica e in linea magnetica il fronte elettromagnetico. Considerando che 10 elevato a 10 unità spaziali atomiche sono un metro e che un secondo è il tempo unitario, 10 elevato a 10 unità atomiche, ossia un metro al secondo, è la velocità unitaria. Dobbiamo riferire a questa velocità unitaria tutta la massa materiale atomica data da 10 al cubo unità atomiche. Altrettanta è tutta la massa magnetica, però è opposta. Poiché per opporsi a una potenza basata sul 10 noi dobbiamo ricorrere al logaritmo decimale, il prodotto tra il logaritmo di 10 al cubo e 10 al cubo determina il fronte elettromagnetico nel valore di 3 per 10 al cubo. Lanciare tutto ciò, tutto questo fronte unitario nel verso elettrico, in tutto il verso elettrico, significa lanciarlo per uno spazio lineare pari a 10 elevato a 5, perché un altro 10 elevato a 5 è espanso nel verso opposto magnetico. Quindi il fronte 3 per 10 al cubo per 10 alla 5, che è tutto lo spazio percorso nel tempo unitario di un secondo, determina con 3 per 10 alla ottava tutta la velocità unitaria e elettrica presente dentro a 10 elevato a 10 e legata a un fronte che è 10 al quadrato. Quindi è la velocità del fronte 10 al quadrato che avanza per 10 alla ottava metri al secondo. Questa velocità elettrica è la stessa velocità magnetica che è diretta nel verso opposto a quella elettrica. Per cui se C è la velocità 3 per 10 alla ottava del fronte 10 al quadrato all'interno di 10 alla 10, essa è anche la totalità della velocità magnetica e la velocità totale elettromagnetica, ossia la C2, è data dal quadrato di 3 per 10 all'ottava metri al secondo. Quindi, senza alcun dubbio, per unificare la massa bisogna considerare il prodotto MC2, chiamato così da Einstein, con una C2 che è esattamente uguale al valore di 3 per 10 all'ottava metri al secondo al quadrato. Per unificare anche le masse tutte quante, bisogna considerare che la massa è unitaria in una scala opportuna messa in relazione alle unità della fisica. Per esempio, l'elettrone è unitario in relazione alla scala data da 10 elevato a meno 31 kg. Significa che a questa scala la massa è unitaria, come il prodotto magnetico per elettrico, ossia materiale per antimateriale, e vale esattamente nel prodotto 1 per 10 alla meno 31 kg. Se anziché 1 vale 9, e noi vediamo che vale 9, dobbiamo capire che accade, ha ragione, della parte decimale, che è la parte opposta a quella dell'unità, è la parte relativa all'antimateria rispetto a quella materia. Per
è la parte relativa al magnetismo rispetto a quella elettricità. Di conseguenza noi dobbiamo sempre trascurare le parti decimali nelle unità di misura, considerata opportunamente qual è l'unità della scala messa in giusta relazione con le unità del sistema internazionale.